Allora, fatemi dire che oggi è una bellissima giornata di democrazia, di cambiamento, di partecipazione popolare, perché un referendum a disposizione di 60 milioni di cittadini per una riforma vera, profonda, sana, veloce, giusta, necessaria della giustizia è attesa da decenni. E quindi sono contento che insieme agli amici del Partito Radicale offriremo agli italiani la possibilità di avere processi più veloci, meno correnti, meno lottizzazione e spartizione all'interno del CSM e nei tribunali, la responsabilità civile di chi sbaglia e paga come tutti gli altri lavoratori, più tutele per i sindaci e gli amministratori locali. Quindi mentre il Parlamento giustamente e doverosamente andrà avanti sul suo processo di riforme su giustizia, fisco e pubblica amministrazione, gli italiani potranno accompagnare, potranno stimolare, potranno firmare a partire dal 2 luglio in tutte le piazze d'Italia per questi referendum che vedono il popolo al centro. Come risponde a chi dice che la riforma va fatta in Parlamento? Il Parlamento è pagato per fare le riforme, noi stiamo lavorando giorno e notte. Riforma della pubblica amministrazione, riforma della giustizia e riforma del fisco. Ovviamente alcuni temi non potranno trovare spazio in Parlamento, noi li metteremo nelle mani dei cittadini. Ed è un referendum fatto e costruito e scritto insieme a magistrati, insieme a avvocati, insieme a costituzionalisti, insieme a tanti italiani. Quindi è un aiuto. Noi portiamo in dote non solo il governo Draghi, che ha la nostra totale, piena, incondizionata stima e fiducia, ma soprattutto al Paese delle riforme che aspettano da anni. Sulla responsabilità civile dei magistrati i radicali ci provarono 30 e più anni fa e poi il Parlamento tradì. Ecco, questa volta vedremo di essere bravi a raccogliere le firme, a far votare gli italiani e poi a difendere in Parlamento il voto degli italiani. Infatti la considero un attacco, no, ai magistrati. No, perché? Su questo vorrei dire una cosa, che sia chiara una cosa. Questo referendum è a favore della magistratura. È a favore della magistratura perché la stragrande maggioranza dei magistrati sono persone per bene che non ne possono più di quello che sta accadendo, che incide sulla loro credibilità. Guardate che tantissimi magistrati magari non si espongono, ma sono molto contenti che finalmente si possa smuovere qualcosa. Quindi è a favore dei magistrati per bene, e i magistrati per bene sono la stragrande maggioranza. Seconda cosa, riforma Cartabia. Sul tavolo in Parlamento per ora abbiamo delle riforme che nulla hanno a che fare con i quesiti referendari. Quindi chi parla di scontro lo fa strumentalizzando perché non c'è nessuno scontro. Noi stiamo seguendo con attenzione la riforma Cartabia, io ho già detto che ci sono veramente degli spunti interessanti che addirittura la Lega aveva suggerito a 5 Stelle, certamente non ci piacciono alcune norme, ad esempio l'impossibilità di fare appello, ridurre l'appello agli imputati, ecco quello no, però è una riforma che va nella giusta direzione, è una riforma che non tocca questi quesiti, quindi parlare di uno scontro significa non avere chiaro cosa toccano i quesiti e cosa tocca la riforma Cartabia. Maurizio, noi abbiamo iniziato a manifestare. Però mi fanno il tampone. No, è dal 1969 che abbiamo iniziato a manifestare qui in apertura dell'anno giudiziario con uno striscione, giustizia giusta. Ringraziamo Matteo Salvini e la Lega perché ci aiuta ad alzare ancora una volta questo striscione. E questa volta sarà la volta buona, perché come è stato ricordato c'è anche qualcuno che in Parlamento difenderà le scelte dei cittadini. Altri partiti hanno già accolto il vostro invito a sostenere il referendum, a parte la Lega ovviamente. Beh, ci sono, la Lega non ha raccolto l'invito, noi stiamo promuovendo insieme i referendum ed è una cosa. Da oggi si aprirà, come dire, abbiamo letto oggi Bettini che invita il Partito Democratico a non isolarsi ulteriormente in una battaglia che evidentemente è una battaglia ancor prima che di civiltà, di democrazia, perché questo è un paese che evidentemente dal vecchio regime al nuovo si è portato dietro leggi, persone, abitudini, consuetudini che non sono più tollerabili. Grazie. Buon lavoro a tutti. Allora, fatemi dire che oggi